Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, come periodicamente avviene nella nostra trasmissione. Vogliamo riservare uno spazio ogni tanto, veramente questo spazio doveva avvenire alla fine dello scorso anno per un consuntivo di fine 2022 con appunto le riflessioni in vista di questo anno che è appena iniziato, uno spazio con il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che è qui presente nei nostri studi e non è potuto intervenire a fine anno per un piccolo infortunio che lo ha riguardato personalmente e dal quale insomma si è brillantemente ripreso. Abbiamo visto arrivare qui in studio con la caviglia perfettamente funzionante. Allora, buonasera. Proprio perfettamente, perfettamente no, funzionante. Buonasera a lei e buonasera a Piero Anchino, che torna qui negli studi di Rete 8, direttore del quotidiano Il Centro. Piero, buonasera, buonasera Carlo. Ripeto, buonasera, noi periodicamente cerchiamo di spingere un po' qualche riflessione più sulla prospettiva con il presidente della regione, e spesso da questi studi arriva la notizia che poi il Centro pubblica qualche ora dopo in edicola. Vedremo se sarà questa sera anche sicuramente la volta buona per insomma, qualcosa che verrà fuori al di là di quello di cui ci occupiamo quotidianamente in sede di cronaca come osservatorio della realtà regionale, della politica regionale, perché ci sono tanti temi caldi su cui aspettiamo risposte alle nostre domande da parte del governatore della regione. Come al solito vi ricordo che questa trasmissione è visibile anche in streaming ed è reperibile anche qualche ora dopo la sua messa in onda on demand sulla nostra pagina YouTube, e domani ampio resoconto, direttore, sulle pagine del quotidiano Il Centro. Allora, qual è la prima domanda, quella su cui vogliamo subito chiamare in causa il presidente Marsiglio? Sì, allora, di nuovo buonasera Carmine, buonasera Presidente, e buonasera a chi ci ascolta e chi ci guarda da casa. La prima domanda la faccio così, giusto per rompere il ghiaccio, diciamo, parliamo di politica. Solo tre giorni fa, qualche giorno fa, aveva detto che non ci sarebbe stato alcun rimpasto, una parola che mi provoca un po' di orticaria, diciamo così, annunciando il cambio in giunta, tutto interno a Fratelli d'Italia e con le stesse deleghe, bilancio e personale in primis, tra il senatore Liris e Quagliere. Ma il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in giornata che meritano, a mio avviso, una riflessione e, se lo ritiene lei, anche una valutazione da parte sua. In sintesi, il pensiero di Sospiri è che Marsiglio dovrebbe guardarci con maggiore benevolenza, perché la partita del rimpasto non è chiusa e Forza Italia dovrebbe avere un peso diverso, quindi maggiore. Diciamo che Forza Italia forse sta alzando il tiro, non accontentandosi più di un semplice consigliere, ma puntando direttamente alla poltrona del sottosegretario, forse anche un assessorato, diciamo così. Non pensa che tutto ciò possa condizionare questa lunga campagna elettorale a cui ci apprestiamo, a cui andiamo incontro in questo 2023, visto che si voterà nel 2024? E poi le faccio anche un'altra domanda: non ritiene fuori luogo, da un punto di vista prettamente istituzionale, che un Presidente del Consiglio faccia simili valutazioni? Sarebbe forse più opportuno che le facesse un segretario di partito o il capogruppo? Intanto buon anno a tutti. Grazie. Mi dispiace non aver potuto a fine anno partecipare agevolmente all'incontro, ero con un tutore, sarebbe stato più faticoso, non che adesso stia proprio in perfetta forma, perfetto, ma sicuramente il recupero procede a passi spediti. Io penso di aver abituato in questi anni a mantenere, a fare le cose che dico. Avevo spiegato in lungo e largo che non c'era nessuna esigenza di rimpasto, che, come dice lei, al solo termine fa venire l'orticaria. Abbiamo fatto una normale sostituzione perché c'è stato un evento positivo, non negativo, cioè un assessore è stato premiato dagli elettori e dal nostro partito e dalla nostra coalizione. Oggi Guido Liris fa il senatore, al suo posto è subentrato Mario Quaglieri, Mario Quaglieri prende il suo posto, è una normale avvicendamento, normale sostituzione. La giunta va bene così, io rinnovo la mia fiducia e la mia stima nei confronti di tutti gli assessori e voglio continuare a governare con questa squadra e arrivare alla fine del mandato con questa squadra.
dando continuità e garantendo anzi in questo momento la massima accelerazione possibile nell'azione della Giunta, perché ci sono tante cose da fare, c'è anche una grande opportunità che stiamo già cogliendo con i primi passi del nuovo governo, i decreti sulla ricostruzione, l'ultimo, quello pubblicato questa mattina, risolve il tema del personale degli uffici speciali della ricostruzione, semplifica le norme per la ricostruzione del 2009, insomma abbiamo un governo presieduto da una persona eletta in Abruzzo, sta dimostrando e comincia subito a dimostrare quell'attenzione, insomma, che quella scommessa che avevamo fatto sull'attenzione che ci sarebbe stata verso l'Abruzzo la stiamo riscontrando, vedi la vicenda Asse Attrezzato, credo ne parleremo più avanti. Quindi io penso che ai cittadini interessi soprattutto questo, non so perché qualcuno voglia continuare ad attardarsi su queste alchimie, su queste vicende, no, di continuo gioco di pesi contrappesi che distoglie l'attenzione dal merito delle questioni e fa sembrare sempre la politica tutto un brutto teatro di lotta di potere, di posizionamento, di lotta al coltello e così via. A me non piace questo modo di fare politica, credo di averlo interpretato questo mandato, questi 4 anni, con grande attenzione e rispetto verso tutte le forze della coalizione, nessuna esclusa. E la sorprende questa? Non più di tanto, perché siamo abituati, abbiamo un po' di esperienza alle spalle, quindi per carità non ci si sorprende granché. Comunque, quando qualcuno avrà la cortesia di formalizzarmi nelle sedi opportune, nella maniera dovuta, le proposte le valuteremo e le valuterò come le ho valutate tutte, riservandomi sempre la libertà e il dovere di indicare però poi la soluzione migliore per tutto l'Abruzzo, per l'intera coalizione, per procedere nella maniera migliore e completare questo con il prossimo anno il primo mandato. È un modo elegante per dire non se ne parla. Ma intanto devo capire quale sarebbe la proposta, perché al momento non è chiara, quindi di che si tratta, quale idea mi viene sottoposta, quindi io a priori non escludo mai nulla, quindi non... Sono sempre, come dire, curioso di essere magari sorpreso da una proposta che potrebbe anche stupirmi positivamente e dire ma bella idea, parliamone, però francamente penso che adesso gli abruzzesi abbiano bisogno di sapere che cosa facciamo, cosa abbiamo messo in campo, quali programmi si stanno sviluppando, come stiamo impegnando le risorse, quali importanti risorse stiamo attirando dal governo e dall'Europa con i vari strumenti messi in campo. Insomma, ci sono tante cose importanti, abbiamo chiuso l'anno completando la manovra su tutto il fondo sviluppo e coesione, durante l'anno abbiamo salvato e messo in sicurezza e portato a compimento almeno un centinaio di milioni di opere sulle quali abbiamo completato i programmi, non abbiamo restituito allo Stato nazionale praticamente un euro, quindi abbiamo speso tutti i fondi che ci sono stati assegnati, smentendo i profeti di sventure che raccontavano che avremmo lasciato sul terreno decine e decine e decine di milioni, addirittura più di 50 o 70, insomma cifre che di giorno in giorno aumentavano ogni giorno. Noi abbiamo dimostrato che quei soldi li sappiamo spendere e si tratta di opere importanti, i depuratori di Avezzano, di Sulmona, la pista dell'aeroporto d'Abruzzo, più l'area cargo, più tante altre opere, soprattutto nel sistema idrico e dell'igiene, nel sistema ambientale. Insomma, abbiamo messo in campo appunto le risorse che avevamo, abbiamo completato le procedure assistendo tutti i soggetti attuatori e quelle risorse che non eravamo in grado di spenderle, diciamo, nei progetti originali, le abbiamo rapidamente riconvertite. 12 milioni vanno agli artigiani che possono anche fare gli impianti fotovoltaici sui loro capannoni, ed è un bando che ha avuto un grandissimo successo. Se avessimo il doppio delle risorse potremmo ancora continuare ad alimentarlo e non escludo che se dovessero liberarsi nuove risorse potremmo magari andare a scorrere quella graduatoria, perché abbiamo individuato un segmento dell'economia reale dell'Abruzzo che aveva davvero un bisogno immediato, una capacità immediata
di spesa di trasformazione dei contributi in progetti di potenziamento della loro attività e la stiamo appunto sostenendo con molta decisione. Presidente Marsiglio, le chiedo soltanto di commentare l'altra notizia di questa settimana che riguarda la sostituzione del commissario alla ricostruzione per il sisma in centro Italia. Ecco, non pensa che questa staffetta possa in qualche modo indebolire il peso specifico della ricostruzione abruzzese di questo secondo sisma? Anche alla luce delle notizie che leggevamo proprio questa mattina sul quotidiano Il Centro, che parlano di una difficoltà oggettiva riscontrata anche dall'ufficio speciale abruzzese, di una sovrapposizione di progettazione per gli stessi edilizi su cantieri nei quali invece occorre accelerare ulteriormente. Ecco, il suo giudizio su questa fase. Non c'è assolutamente nessuna preoccupazione, noi abbiamo ben lavorato con il commissario Legnini, penso che mi si potrà dare atto anche al sottoscritto di aver avuto una leale collaborazione istituzionale con una persona che avevo sconfitto alle elezioni. Non è che capiti tanto spesso il fatto che un presidente di regione eletto 6 mesi dopo venga, come dire, commissariato da chi ha sconfitto. Eppure non ho fatto polemica, ho lavorato con il commissario di governo, abbiamo ottenuto insieme risultati importanti, io credo anche perché Legnini abbia avuto l'intelligenza, oltre che l'umiltà, di ascoltare il territorio e di mettere in pratica i suggerimenti che da anni il territorio tentava di dare ai suoi predecessori, buona parte dei quali appartenenti al suo stesso schieramento politico, se non al suo stesso partito. Castelli è un nuovo commissario che era sindaco di Ascoli quando Ascoli veniva colpita dal terremoto come Teramo e come tutto il resto del territorio del sisma dell'Italia centrale. Ha vissuto in prima persona il dramma, il problema del terremoto e della successiva ricostruzione. È stato assessore della Regione Marche alla ricostruzione e quasi sempre al posto su delega del presidente Acquaroli partecipava con me alle cabine di coordinamento insieme al commissario Legnini, quindi conosce, come dire, passo passo tutto ciò che è avvenuto lì dentro, a differenza di Legnini che all'epoca non faceva parte del meccanismo della ricostruzione e che giustamente si prese i suoi 2 o 3 mesi, come dire, di orientamento e di istruttoria per prendere le carte da Farabollini e cominciare a metterci del suo. Castelli quindi garantisce una perfetta continuità e sono sicuro che se abbiamo lavorato bene con Legnini lavoreremo ancora meglio con Castelli, peraltro il recente decreto, quello pubblicato questa mattina, parla già chiaro, si inseriscono norme importanti e sarà anche l'occasione questo decreto e lo dobbiamo anche a Guido Castelli, io l'ho chiamato, gli abbiamo fatto arrivare tramite il nostro ufficio speciale della ricostruzione guidato da Vincenzo Rivera, che ringrazio per l'ennesima volta per il grande lavoro di supporto, di impulso che dà all'ufficio per la ricostruzione, ha fornito i testi che poi sono entrati nel decreto, anche grazie appunto al senatore Castelli che l'ha portato al ministro Musumeci con il quale avevamo parlato, come ci aveva parlato Biondi per la parte del sisma 2009, quindi c'è un governo che mostra grandissima attenzione e credo che un commissario che stia in Parlamento a scrivere le norme insieme ai parlamentari e che sia omogeneo e di perfetta fiducia politica e personale del capo del governo e del governo nel suo complesso non possa che garantire un'attività ancora più fluida, ancora più efficace da parte della ricostruzione. Direttore. Sì, chiudiamo la parentesi se riteniamo tutti che sia opportuno sulla vicenda Legnini, anche se però poi una riflessione viene spontanea. Lei stesso lo ha detto adesso, ma lo ha sottolineato anche in passato, ha speso parole anche di elogio per l'operato di Legnini. Ecco, non era l'occasione per la politica italiana in generale e per il centrodestra in particolare di distinguersi dal malvezzo di privilegiare sempre l'appartenenza alla competenza
e quindi di lasciare le cose, visto che le cose andavano bene, ci sono stati tanti sindaci che hanno espresso un po' di malumore, c'è stato addirittura un vescovo che è sceso in campo, quindi senza nulla voler togliere la figura di Castelli, che sicuramente sarà all'altezza, sì, di portare, infatti, avanti, appunto, lo misureremo, ecco, però, guarda, ripeto, misureremo e misurerete presto, cambio, diciamo, ecco, i benefici e la virtù, diciamo, la bontà della designazione di Castelli. È chiaro che queste prove di generosità vengono sempre chieste al centrodestra, perché, per carità, quando governa la sinistra nessuno ha obiettato sul fatto, ripeto, che fatta un'elezione democratica un presidente di regione si ritrova a diventare il vice di quello che ha battuto alle elezioni, ma noi le polemiche non le facciamo, le fanno dall'altra parte. Credo che qualcuno dovrebbe anche interrogarsi nell'altro campo sul fatto che magari qualche esponente politico ha strumentalizzato il lavoro di Legnini, ma questo sarebbe un discorso un po' più complesso. Resta il fatto che Legnini non è stato maltrattato da nessuno, cioè Legnini pochi giorni prima ha avuto un incarico importante a Casamicciola, a Ischia, dove già svolgeva funzioni di commissario per il terremoto, gli è stata aggiunta la delega per risolvere un problema molto grave che è quello del dissesto idrogeologico, la frana, quindi un lavoro anche che impegna pesantemente, quindi io credo che a fronte di un commissario che ha avuto un appesantimento del proprio impegno sul versante campano verso Ischia, avere un commissario che a tempo pieno e che in perfetta sinergia con il governo e il territorio si occupasse del terremoto non danneggi nessuno, non offende alcuno e, ripeto, con tutto il rispetto per il commissario Legnini, che ringrazio per il lavoro svolto, credo che si debba porre fine, come anche lo stesso Legnini ha elegantemente proposto, alle polemiche, rispettare le scelte del governo e la figura di Guido Castelli, che non è nato ieri e non è stato scelto per caso e che presto, ripeto, a chi magari non lo ha ancora conosciuto, dimostrerà le sue capacità, il suo valore, e abbiamo già visto, ripeto, i primi passi nell'accelerazione sui temi della ricostruzione, di quanta attenzione c'è da parte del nuovo governo nazionale. Anche detto che Legnini forse è stato l'unico a non fare polemiche sul suo cambio, anzi nella conferenza stampa si dimostra, come dire, una spanna, esatto, superiore ai suoi compagni di partito che non hanno diciamo perso tempo nello speculare su cose. Sì, anche perché parlando di ricostruzione e quindi, insomma, di un tema, ai noi, molto serio, e che va a incidere sulla vita di tante, tante migliaia di persone, quindi ovviamente dovremmo viaggiare a un livello un po' più alto. Noi ci fermiamo un attimo per la prima pausa, tra poco torneremo con una nuova domanda da parte del direttore Anchino. Linea Andrea Di Fabio in regia. Allora, siamo tornati in studio con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che risponde alle nostre domande, il direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, con un nuovo tema. Sì, nuovo fino a un certo punto, nel senso che resterei ancora nel perimetro della politica, poi magari passiamo anche ad altri argomenti importanti. E, come dicevamo prima, ci aspetta una lunga e bella, direi anche, campagna elettorale in vista della nuova tornata dell'anno prossimo, il 2024. Lei è stato di parola, forse anche nell'ultimo incontro che abbiamo fatto qui, quando ho chiesto se era sua intenzione fare il salto e lasciare l'Abruzzo per provare a far parte della nuova squadra di governo, visto che i sondaggi davano ormai il centrodestra col vento in poppa, e lei promise agli abruzzesi: no, io resto qui, e quindi è stato di parole, bisogna riconoscerglielo. Però adesso, in vista appunto delle prossime elezioni regionali, ormai si dà per scontata da più parti la sua ricandidatura. Apro una piccola parentesi: in Abruzzo negli ultimi 30 anni c'è stata sempre un'alternanza, quindi lei sarebbe il primo. Siamo, diciamo, chiamati a sfatare. A sfatare anche, quindi se rito, lo ritiene, può fare gli scongiuri. Questo rito abruzzese, esatto, dell'alternanza. Sì, dell'alternanza, sì. Però teme che la sua ricandidatura comunque in qualche modo possa provocare qualche mal di pancia all'interno della sua coalizione, magari da parte anche di qualche rappresentante importante di altre forze, ovviamente non di Fratelli d'Italia, che magari ha fallito, diciamo, la corsa in Parlamento e che punterebbe in qualche modo anche
a poter ambire alla poltrona di Presidente di Regione. Teme che attorno al suo nome possa anche non essere una condivisione totale, quindi quello diventerebbe un problema in più per lei? No, non lo temo. Credo che si siano pronunciati praticamente tutti su questa opportunità della ricandidatura del doppio mandato, e quindi poi per il resto non è che siamo chiamati a dover ascoltare o soddisfare o preoccuparci delle ambizioni personali di ogni singolo esponente, ma ripeto, a partire da quelli che lei ha provato maliziosamente a citare, tutti si sono da tempo pronunciati a favore di questa ricandidatura e stanno tutti lavorando ventre a terra, come ha dimostrato anche l'approvazione del bilancio. La maggioranza è compatta e coesa e tutti lavorano per fare questo, per raggiungere questo obiettivo storico, che non è soltanto una soddisfazione personale, dice vinci, se sei il primo che vince per due volte di seguito e che fa il doppio mandato in Abruzzo. L'occasione storica è per dare continuità a un'azione di governo, fare in modo che tutte le tante cose messe in cantiere che in questo ultimo anno cercheremo ovviamente di sviluppare al massimo, di aprire i cantieri, di completare i programmi di riforma sia dal punto di vista legislativo, abbiamo presentato in giunta nell'ultima seduta la legge urbanistica, erano 40 anni che non si affrontava la riforma della legge urbanistica, l'ultima legge, cioè la legge urbanistica regionale vigente dell'83, potete immaginare in 40 anni il mondo è completamente cambiato anche nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica, e quindi oggi c'è una nuova proposta che spero di portare presto in aula, come spero che termini presto l'esame della legge di riforma sul settore della cultura, che comprende anche il tema della Film Commission, praticamente l'unica regione in Italia a non avere una fondazione, una Film Commission capace di portare produzioni cinematografiche grazie alle quali far conoscere al mondo attraverso le fiction, attraverso le serie TV, attraverso i film, le grandi produzioni, il nostro territorio. Oggi c'è un'economia e un turismo enorme che si muove attraverso questo. Quindi sono tutta una serie di partite, più i cantieri, insomma stiamo per chiudere con il Ministero della Salute l'accordo di programma che ci permetterà di mandare a gara gli ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto, stiamo per chiudere anche la procedura su quello di Teramo, a Penne è praticamente pronto l'appalto, 18 milioni di intervento, quindi anche gli ospedali cosiddetti minori rientrano in questo percorso, a Chieti il direttore Scelli insieme all'Università e al Dipartimento della Salute con l'assessore Verì hanno, diciamo, dopo aver smontato quel fantasmagorico project financing che avrebbe azzoppato tutta la sanità abruzzese per decenni, ha, diciamo, reingegnerizzato gli interventi da fare, e presto cominceremo a lavorare anche sull'ospedale, sul policlinico di Chieti. Quindi ci sono tante cose, per non parlare delle opere che ho raccontato prima con il cosiddetto masterplan, con le opere che abbiamo mandato a gara e con quelle che vecchio con l'accordo provenzano, vedi il Fucino, vedi l'ospedale, l'ex manicomio di Teramo e dell'Aquila, insomma sono tutte progettazioni che stanno finalmente arrivando a definizione e che rifinanzieremo non appena saranno terminati questi lavori. A Pescara sono iniziati i carotaggi per la bonifica dell'area di risulta, anche lì erano decenni che si discuteva dell'area di risulta di Pescara e finalmente adesso c'è una giunta regionale che insieme all'amministrazione comunale di Masci sta lavorando per farlo, e lì faremo l'area di risulta, la sede unica, l'ex COFA che diventa un centro di ricerca universitario di primissimo livello. Insomma ci sono questioni. Arriveranno i soldi per le cose? Sì, arrivano tranquillamente. Non c'è nessun pericolo e nessun dubbio. Ma vogliamo parlare di questo asse attrezzato? Si pagherà il pedaggio, Presidente? Ma queste sono le stupidaggini che dice chi ha fallito in passato nell'affrontare il problema, anzi non lo ha nemmeno affrontato. Quando ho preso di petto la questione, io sono andato
più volte a Roma a parlare, prima con il provveditorato, poi con l'ANAS, poi con RFI, poi con col gruppo FS di cui ANAS fa parte, con il Ministero, abbiamo ricostruito pazientemente e caparbiamente, grazie anche alla nostra avvocatura, ai liquidatori, tutta la vicenda. Era assurdo che la Regione Abruzzo e che il territorio, poi che il consorzio industriale della Val Pescara, di Chieti e Pescara, dovesse continuare a pagare per decenni i debiti di un'opera che non è sua. Cioè l'asse attrezzato è un'autostrada, è gestito da ANAS, è un'autostrada, quindi è di proprietà, deve essere di proprietà dello Stato se ne deve assumere l'onere. Ora, il fatto che negli anni 70-80 si pensò di farlo realizzare come soggetto attuatore attraverso i fondi della Cassa del Mezzogiorno al consorzio industriale, non vuol dire che il consorzio industriale debba essere impiccato tutta la vita a contenziosi, perché è come se uno stesse continuando a pagare i debiti per una casa che non è la sua. È lo stesso per questa autostrada. Siamo riusciti finalmente a far passare questo principio nei confronti del Ministero, ci ero già riuscito con il Ministero precedente, va detto, il Ministro Giovannini, il capo della struttura tecnica di missione catalano, mi scrisse appunto una nota riconoscendo che la richiesta della Regione Abruzzo era fondata e quindi poi invitava ad adottare la norma di conseguenza, cosa che ha fatto il governo Meloni in 40 giorni, una storia che durava da 40 anni e che io ci ho messo 40 mesi a far capire ai vari governi che si sono succeduti. In 40 giorni il governo Meloni ha messo in bilancio questi 14 milioni divisi in due annualità, domani lo presenteremo nella sede di Confindustria, sono, diciamo, una somma sufficiente ad affrontare in maniera decisiva la chiusura di questo contenzioso, che può appunto permettere nel giro di poco tempo di rimettere in bonis il consorzio, fare in modo che il consorzio della Val Pescara entri a far parte, come tutti gli altri consorzi industriali, completando il progetto di riforma dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive, cioè di ARAP, ma che soprattutto sia un consorzio che possa tornare a dare servizi ai consorziati, alle industrie, alle imprese presenti in quella che è una delle aree industriali più importanti d'Italia, sicuramente d'Abruzzo, tra le più importanti d'Abruzzo, nella quale ci sono centinaia di ettari della ZES che rischiavano se no di essere vanificati, perché oggi noi abbiamo fatto molta difficoltà, alcune imprese importanti che hanno aperto l'attività in questi ultimi mesi all'interno del consorzio industriale, è stato molto faticoso poterlo ottenere, perché per alcuni meccanismi, cioè i pagamenti degli oneri concessori venivano immediatamente pignorati dai creditori, insomma ci sono molti consorziati che ormai da troppo tempo non pagano più gli oneri consortili, perché non ricevendo servizi, illuminazione pubblica, asfalto, buche, ritengono appunto di non avere servizi e di non dover pagare. Si è creato quindi un meccanismo perverso che stava portando, insomma è un consorzio dove basta attraversare l'asse attrezzato e guardare i nomi delle imprese che sono presenti e capiamo che alcune di queste sono dei player nazionali e internazionali. Quindi rilanciare questo consorzio significa poter dare un grosso, poi adesso che qualcuno si metta a fare il professore dopo aver inutilmente governato per anni la città, la provincia, la regione, non aver cavato un ragno dal buco, adesso vengono a dare lezioni, arriva la pedagogizzazione, questi neologismi poi che non esistono neanche sulla Treccani, insomma, francamente, per carità, se ascoltiamo i suggerimenti di tutti ne faremo tesoro, ma sapremo utilizzare bene questi fondi e porteremo a definizione un problema che per 40 anni, anche qui per 30 o 40 anni, nessuno è stato in grado di affrontare e di risolvere. Io l'ho preso di petto, mi ero preso l'impegno che avrei trovato una soluzione anche a questo problema enorme, importante. Molti, va detto, guardavano, diciamo, a questo impegno con un po' il sarcasmo di chi diceva ma tanto ci si sono rotti le corna in tanti, figurati, arriva Marsilio che può fare,
questo è il risultato che portiamo a casa. Poi, per carità, qualcuno potrà dire ne servivano di più, si poteva fare meglio, ma di professori, insomma, è come i commissari tecnici della nazionale, sono tutti bravi ad andare ai mondiali e Roberto Mancini è un dilettante. Al bar insomma, siamo tutti capaci di fare la formazione giusta e di vincere il campionato. Io penso di aver portato a casa un risultato che l'Abruzzo non vedeva da decenni e molti, la gran parte, forse neanche speravano. Presidente, lei ha intenzione di rilanciare la sua proposta sulla legge elettorale? Sì, certo, la legge elettorale è in discussione al Consiglio regionale. È chiaro che mese, diciamo, a fine novembre e dicembre ci si concentra sulla manovra di bilancio, sulla chiusura dei conti. Adesso, con la riapertura della stagione, credo che questo sia il momento giusto per parlarne, anche perché, come ho sempre detto, se si vuole fare una riforma della legge elettorale che sia corretta, imparziale, che nel rispetto, appunto, perché sono le regole fondamentali, che non debba essere fatta a favore di nessuno e contro nessuno, si debba fare adesso, insomma, nei prossimi 2-3 mesi c'è il tempo giusto, è il momento giusto per poterla fare. Io mi auguro che la riflessione che nel frattempo tutte le forze politiche hanno fatto possa portare a una sintesi e che nelle prossime settimane in Consiglio regionale si possa trovare un testo condiviso su cui andare a una riforma che possa migliorare la legge elettorale, con l'obiettivo di avere un Consiglio regionale maggiormente rappresentativo dei problemi e del territorio abruzzese e con personale politico più qualificato e più preparato per poter vincere le sfide che servono. Chi però ha contestato la sua proposta ha sottolineato come, che se non interpreto male il suo pensiero, lei punta ad abbattere un po' i campanilismi provinciali e favorire una politica più aperta, diciamo così. Però dall'altra parte, e non solo quelli dell'opposizione, perché c'è stata qualche voce discordante anche all'interno della maggioranza, si ritiene che in questo modo possano essere penalizzate le aree interne e i territori più deboli, sia in termini demografici che economici. Ho portato numeri e studi che dimostrano che questo pericolo non c'è. Dopodiché, ripeto, la discussione è aperta e non ho mai preteso che la mia proposta di legge debba arrivare così immacolata, senza emendamenti e senza modifiche. Quindi siamo aperti a contributi che siano costruttivi, che non siano strumentali, che non siano fatti per affossare la discussione e basta. Questo sì, è chiaro che a un certo punto è che la maggioranza si riserva come sempre il diritto poi di fare una propria proposta di maggioranza, ma io spero che su questo ci sia invece il terreno per poter fare una riforma che coinvolga anche le minoranze e che coinvolga una grande maggioranza del Consiglio, certo, non dico tutti, non è che si possono mettere sempre tutti e 30 d'accordo. Presidente, sulle Terme di Caramanico, la regione come conta di muoversi, fermo restando che bisogna aspettare quelli che sono i passaggi? La regione sta facendo tutto ciò che è in suo potere, a cominciare adesso dalla verifica della consistenza delle sorgenti. Presentiamo il 24 prossimo a Caramanico i risultati, ma è stato già dato qualche accenno da parte degli uffici, comunque i primi risultati delle analisi sono positivi, quindi c'è consistenza delle sorgenti, quindi Caramanico e la risorsa mineraria, la risorsa delle acque minerali di Caramanico è una grande risorsa che continuerà per il futuro ad essere il punto di forza principale di quel territorio. Che è chiaro che quando c'è un fallimento, anche qui va detto, perché sennò poi la strumentalizzazione politica travalica il merito e la verità dei fatti. C'è un fallimento, il fallimento sta nelle mani di un tribunale, rispetto al tribunale la politica non ha nessun potere, non deve averlo, sono poteri separati, non possiamo intervenire su una fase del genere. I commissari, i liquidatori hanno fatto la prima asta, a me dispiace leggere ad esempio che Federterme ne ha criticato le modalità, sostenendo che l'asta con separando l'impianto termale dall'albergo della Reserve in qualche maniera disincentivi dalla partecipazione e quindi gli aderenti a Federterme sembrano non voler
partecipare a questa prima asta. Io non dispero del fatto, mi sono anche discretamente mosso su diverse realtà imprenditoriali per vedere se ci fosse una disponibilità, un interesse a rispondere anche subito a questa prima asta. Non dovesse andare a buon fine la prima asta, cosa che peraltro capita spesso nelle aste fallimentari, spesso le perizie sono un po' elevate e poi bisogna attendere 2-3 esperimenti di gara per poter abbassare il prezzo e andare incontro davvero all'esigenza del mercato. Però dovesse andare deserta la prima asta, noi ci faremo anche, come dire, promotori di un confronto con il Collegio dei Liquidatori, come abbiamo già fatto, e devo dire che i liquidatori sono sempre stati disponibili al confronto, magari per verificare se queste obiezioni di Federterme... C'è la possibilità, secondo lei, di riunire due lotti oppure... Lo deve chiedere ai liquidatori, non dipende da una mia valutazione, potrei anche essere d'accordo, ma non è una mia competenza. Io spero che abbia torto Federterme, nel senso che il mio auspicio... Però una logica... Io spero che abbiano torto, nel senso che se arrivasse un imprenditore che invece risponde al bando e la prima gara va... noi già a fine gennaio avremmo un nuovo proprietario e la speranza di riaprirle, non dico entro l'estate, ma insomma il prima possibile, c'è. Così come va detto che le nostre sollecitazioni, fatte anche da diversi operatori, compresi quelli di Caramanico, dal sindaco, nei confronti del tribunale, per dire attenzione che un impianto termale tenuto fermo si ammalora e più tempo sta fermo più costa rimetterlo a posto, quindi poi diventa una spirale viziosa. Allora dare la possibilità di una concessione temporanea, provvisoria, per cominciare a far, come dire, sgorgare le acque, rimettere in modo gli impianti, insomma queste valutazioni il tribunale purtroppo non diede questa possibilità, ma ripeto non dipende da noi. Noi stiamo sostenendo l'economia del territorio, vedi il mercatino di Natale che è stato un gran successo, e nel giro di pochissime stagioni, di pochissime edizioni, quell'appuntamento è diventato già un appuntamento imperdibile a cui si rivolge non solo tutto l'Abruzzo ma anche tante persone da fuori. È chiaro che non basta quello e che per il sistema turistico di Caramanico e di tutto il comprensorio della Valle dell'Orta bisogna fare di più e sperare appunto che le terme possano presto risorgere. Però io sono ottimista anche perché stiamo vedendo il buon esempio delle terme di Popoli. Anche le terme di Popoli erano entrate in questo cono d'ombra del fallimentare, è arrivato un imprenditore, sta investendo, ha presentato un progetto molto ambizioso sul fondo complementare, lì vedremo quante risorse del fondo complementare del PNRR possono essere dirottate su questo progetto, però è un progetto molto importante, molto ambizioso, soprattutto perché tende, come io spero che accada presto anche a Caramanico, a fare in modo che queste terme non siano aperte soltanto per una stagione, ma siano aperte tutto l'anno, come avviene in tutta Italia. Cioè l'Abruzzo era l'unica regione d'Italia dove le terme si chiudevano a un certo punto della stagione, quando finisce il budget sanitario, quindi sembrava, era più evidentemente un'attività gestita un po' a modello carrozzone pubblico, dove finché si munge la vacca della ASL che paga la convenzione per le cure sanitarie, e allora va bene, per il resto si chiude, quindi dimostrando anche una scarsa visione, perché in tutto da Saturnia ad Abbano Terme, a Recoaro, tutte le terme italiane vivono tutto l'anno aperte a giovani, anziani, malati, sani, è diventato quasi di moda andare nella spa, farsi il bagno, no? Un bel accappatoio bianco, un weekend rilassante. Solo in Abruzzo non si riesce a organizzare una cosa del genere. A Terme di Popoli un progetto simile c'è, si sta progettando una piscina all'aperto, un centro congressi, decine di camere per alloggiamento alberghiero, convenzioni con il treno per salire poi da Popoli sul Mona e fare la Transiberiana o arrivare direttamente da Roma in treno con viaggi dedicati. Insomma, si sta mettendo in campo un progetto. Io spero che anche su Caramanico arrivi un imprenditore che abbia queste idee e questa capacità imprenditoriale per fare davvero delle terme
la ricchezza del territorio. Dovremmo aspettare ancora qualche mese, questo è chiaro, se è dura per chi deve attendere. Cercheremo di fare del nostro meglio per assistere l'economia del territorio nel frattempo, certo. Però non ci si possono chiedere miracoli, poi la procedura fallimentare è regolata per legge e sta, certo, nelle mani del Tribunale. Presidente, pensa di aver fatto pace con le associazioni che a fine anno le scrissero quella lettera relativa al caro energia e ai provvedimenti insufficienti della Regione, insomma, sigle molto autorevoli, le principali del mondo produttivo di questa, e sindacale di questa Regione? Io non ho dichiarato guerra a nessuno, ho risposto per le rime a proposte che non stavano in piedi, poi se qualcuno se la prende e magari continua ad alimentare una campagna che io ritengo sbagliata, pazienza, insomma, ognuno sceglie lo stile e il modo di rappresentare i propri associati. Mi fa specie che a guidare questa frequente corrispondenza polemica nei miei confronti sia un'associazione di artigiani, nei giorni in cui per la prima volta dopo un decennio agli artigiani abruzzesi vengono dati 12 milioni di euro in contributi diretti a fondo perduto, non i confidi o no, i prestiti onerosi. Peraltro mi veniva contestato, adesso voglio cogliere l'occasione per spiegarlo, anche se lei poi mi accusa di allungare le risposte. No, arriviamo fino alla pubblicità con questa risposta e poi riprendiamo. Allora, io per circa 3 mesi ho subito una pesante offensiva politica e sindacale, diciamo di categoria, che faceva pandan sul fatto che io avessi un tesoro di decine e decine e decine di milioni, in una prima ipotesi addirittura 100 più 100, poi sono diventati 76 milioni che, utilizzando una corrispondenza interna dell'amministrazione, sono stati strumentalizzati per dire che io stavo perdendo 76 milioni. Dice, allora, dice Marsilio, brutto fesso, che fai? Invece di perdere questi soldi e di ridarli al governo, decidi, sbrigati subito a definanziare gli interventi previsti, a riprogrammare quell'investimento e a darli per pagare le bollette, le aziende, eccetera, eccetera. Io ho risposto più volte, guardate che non è vero che ci sono questi soldi, non è vero, perché noi quei soldi li abbiamo spesi tutti. Le 6 proposte erano: 1, riprogrammare i fondi europei del ciclo 14-20. Il commissario, il rapporteur dell'Unione Europea, che certifica l'avanzamento della spesa dell'Abruzzo rispetto ai fondi europei, ha certificato il raggiungimento di una media a fine anno tra l'85 e il 95% dei fondi, con impegno a terminare l'intero programma nei primi mesi del 23. Quindi sulla 14-20 non ci sono soldi che non spendiamo e che potevano essere diversamente utilizzati. A meno di toglierli a, no, perché i fondi europei sono fondi per la formazione dei disoccupati, le politiche attive del lavoro, il Fondo Sociale Europeo, insomma, vogliamo togliere i soldi a quelle voci? Cioè, cosa vogliamo fare? Poi mi è stato chiesto di prendere questi fondi, 76 milioni che ho dimostrato a fine anno di aver speso tutti, mi è stato chiesto di fare il credito d'imposta, dico, ma questo è pure analfabetismo, perché la Regione non ha questo potere, è un potere che appartiene solo al Governo e al Parlamento. Lo stesso vale per la semplificazione amministrativa, quella che poteva fare la Regione l'ha fatta tutta, per il resto la semplificazione amministrativa per mettere gli impianti fotovoltaici piuttosto che per attivare le pale eoliche, eccetera, eccetera, appartiene allo Stato, al Governo, sono procedure di valutazione di impatto ambientale, di VAS, di VINCA, sono le varie procedure autorizzatorie, quindi non ci appartengono. Quindi mi si incolpa di non aver voluto fare cose che io comunque non posso fare, e così seguitando. Un'altra delle proposte era sospendere il bollo auto, anche qui non lo posso fare, non è che non lo voglio fare, non lo posso fare, ma di sospendere per 6 mesi il bollo auto. Ma si dice che altre regioni abbiano invece fatto misure di questo. Ma non ho visto un solo atto di queste, no, presunte azioni che hanno fatto le altre regioni e così via. Quindi basta, cioè, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Peraltro su alcune delle proposte e delle richieste le risposte le avevamo date, perché ci è stato chiesto, una delle 6 proposte era usare le royalties che noi prendiamo dallo sfruttamento energetico
In realtà noi abbiamo solo lo stoccaggio perché non abbiamo royalties per estrazione e abbiamo dimostrato che quei 4 soldi che prendiamo dalla royalties per lo stoccaggio li abbiamo esattamente utilizzati come ci era stato chiesto, cioè per alimentare il bando che stiamo per pubblicare per le piscine e per gli impianti sportivi energivori. Dopodiché noi i soldi sul problema della bolletta li abbiamo spesi, abbiamo dato 1,5 milioni ai consorzi di bonifica, perché i consorzi di bonifica per pompare l'acqua con cui irrigano i campi e coltivano i prodotti che poi finiscono sulla nostra tavola, è chiaro che stanno pagando un prezzo di energia elettrica molto, quindi noi abbiamo dato i soldi ai consorzi di bonifica, all'ARAP, quindi per l'energia che fornisce alle imprese, cioè le aziende che dipendono direttamente da noi e rispetto alle quali noi abbiamo un aggravio di spesa, non ci scordiamo peraltro che solo di bolletta elettrica i nostri ospedali spendono 50 milioni di euro in più, quindi noi stiamo già sostenendo le spese aggiuntive, quindi questa strumentalizzazione, questa propaganda secondo la quale noi avremmo soldi a bizzeffe per pagare le bollette ai poveri, è una propaganda mistificatoria che così sfrutta come dire, il disagio, la rabbia, la paura, le difficoltà economiche della povera gente, facendogli credere che Marsiglio poteva pagare le bollette dei poveretti. Bene, insomma, ma servirebbe qualche miliardo per pagare le bollette di aziende, famiglie, imprese, no? Noi 5 milioni famigerati su cui si è fatta tanta propaganda e basta, insomma, alla fine di quello si è trattato. Bene, pubblicità e poi andiamo con il gran finale, altre domande del direttore Anchino, a tra poco. Siamo tornati in studio, ancora qualche domanda per il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio da parte del direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino, quotidiano Il Centro che ricordiamo tra qualche ora ormai sarà in edicola anche con un ampio resoconto di questa intervista a beneficio anche di chi si fosse messo in visione e in ascolto soltanto ora. Direttore. Sì, sono ancora vari temi che vorrei toccare anche se... Facciamo un botta e risposta. Sì, l'ultima risposta del Presidente diciamo che ha fatto saltare un po' gli equilibri, diciamo così, scherzi a parte. Tra qualche giorno, Presidente, ci sarà il 6° anniversario della tragedia di Rigopiano e tra un mese è attesa la sentenza. Come vive la Regione questo conto alla rovescia verso l'atto finale che è molto atteso anche in virtù delle aspettative dei familiari delle vittime e delle richieste di condanna che ha presentato la Procura e che comunque vede coinvolte anche figure abbastanza importanti della Regione? Beh, quel processo di Rigopiano, la vicenda Rigopiano, genera una continua sentimento di grande partecipazione emotiva, in alcuni tratti anche di angoscia, perché poi coinvolge fortemente anche storie personali, umane. È evidente che la Regione si è costituita parte civile dalla parte ovviamente delle vittime di questa tragedia, parteciperemo personalmente come abbiamo fatto in tutti questi anni, anche fattivamente, nell'ultima manovra di bilancio abbiamo stanziato anche dei fondi per sostenere l'impresa di realizzare il Giardino della Memoria, abbiamo diciamo, fatto come Regione tutto il percorso autorizzatorio per permettere di avere un luogo dove poter pregare, dove poter ricordare, dove poter lasciare una traccia e una memoria di quella tragedia e quindi guardiamo con grande attesa, attenzione e rispetto alle decisioni che assumerà il Tribunale e poi trarremo ovviamente le conseguenze di queste decisioni. Certo, certo. Va bene. Allora cambierei completamente argomento, passerei alla sanità. Due o tre domande. Vabbè, il Presidente del Consiglio regionale l'altro giorno ha dichiarato che il 2023 sarà l'anno della sanità in Abruzzo. Ciò significa che magari possiamo già individuare una data per l'approvazione del piano di riordino, che so, entro l'estate, secondo lei può essere? La rete sanitaria. Spero che arrivi anche persino prima della primavera, neanche per l'estate. Cioè, il Ministro Schillaci è venuto a Popoli nei giorni scorsi, nei primi giorni di dicembre, abbiamo potuto parlare
approfonditamente anche in quell'occasione, il colloquio è proseguito a livello poi anche tecnico nei suoi staff ministeriali, insomma siamo molto vicini ormai a chiudere la vicenda della rete sanitaria, ad avere da parte del Ministero il via libera e l'approvazione, altrettanto come ho già anticipato prima sull'accordo di programma per l'edilizia sanitaria, quindi ha ragione il Presidente del Consiglio, così questo è l'anno in cui vanno diciamo, a definizione i principali temi e daremo finalmente alla sanità abruzzese un quadro d'ordine che finora è mancato. Ecco, parlerei adesso di mobilità, mobilità passiva e mobilità attiva. E continua a crescere vertiginosamente la spesa per i pazienti che vanno a curarsi fuori dall'Abruzzo. Fino al 2008, se non vado male, il saldo era a favore della Regione, adesso ovviamente adesso purtroppo è sbilanciato, diciamo, con un segno negativo. La situazione presenta numeri molto pesanti, come lei ben sa. Ritiene che la Regione possa fare qualcosa per invertire la rotta? Cioè, lei da... No, certo che deve farlo, quello che stiamo facendo, perché poi il piano di riordino della rete sanitaria, della rete territoriale appena approvata, del potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale con il PNRR, con le case di comunità, gli ospedali di comunità, con la stima dei nuovi fabbisogni, perché molto spesso noi ci ritroviamo a gestire convenzioni, soprattutto con la sanità convenzionata, che sono vecchie di decenni e con fabbisogni stimati tempo fa, se non il secolo scorso, e quindi stiamo facendo questo lungo, faticoso, complesso lavoro di riordino che serve anche a reindividuare un'offerta bilanciata che faccia, diciamo, misurata sul fabbisogno reale. Stiamo potenziando fortemente, insomma, penso che voi abbiate seguito le tante occasioni in cui abbiamo inaugurato strumentazione nuova, diagnostica più evoluta, pensi solo alle PET-TAC, adesso anche l'Aquila ha fatto la sua ultima, diciamo l'ultima ad essere andata in gara per risolvere questo problema. Ricorderete che l'intera campagna elettorale che mi vide protagonista 4 anni fa si giocava molto su questo tema, che dei camion, dell'affitto, del noleggio, uno dei grandi scandali che venivano agitati. Oggi tutte le ASL hanno le PET-TAC residenziali stabili all'interno delle loro strutture, quindi questo lavoro sono sicuro che porterà a riassorbire la mobilità passiva che oggi paghiamo pesantemente. L'altro tema, ahi noi, molto delicato riguarda le liste di attesa. È un problema cronico che a causa del Covid ovviamente si è un po' ingigantito e che provoca, come riportiamo quotidianamente sulle cronache del giornale, del TV, provoca enormi disagi alla cittadinanza. La Regione come sono previsti provvedimenti che possono consentire in qualche modo agli abruzzesi di ricevere prestazioni ha già... in tempi ragionevoli, diciamo così. E poi in questo contesto lei si attende qualcosa in più anche da parte dei manager delle 4 ASL? È soddisfatto del lavoro dei manager? Fondamentalmente sono soddisfatto, chiaro che l'ambizione è sempre di fare meglio e quindi di poter crescere di più. L'assessore Veria ha presentato con il Dipartimento e con i manager delle ASL un vero e proprio piano industriale di recupero delle liste di attesa che misureremo adesso nel corso del tempo. È chiaro che alle scadenze date andremo a verificare l'efficacia di questo recupero. A volte sono capitati episodi, su questo voglio spendere una parola, il classico episodio per cui ce l'ha l'analisi da un anno e mezzo di distanza e così via. A volte accade non perché non ci sia davvero posto, ma perché qualche primario o qualche professionista, come dire, si approfitta un po' della normativa intramenia, quindi non mette a disposizione i tempi. Io sono intervenuto in tutte le occasioni in cui queste, diciamo, però devo dire sono stati casi isolati, cioè, lo voglio sottolineare perché non è la regola. Ogni tanto capita, diciamo, che c'è questo elemento parossistico che poi giustamente finisce sui giornali,
ma si tratta appunto di, casi, limite, rispetto ai quali ho dato ai direttori generali un'indicazione molto severa su questo, perché se dovessimo renderci conto che le liste di attesa si allungano perché qualcuno preferisce, diciamo, fare le visite privatamente e utilizzare l'intramenia privatamente e lascia per la parte pubblica con le prenotazioni al CUP troppo poco spazio, per cui le disponibilità si diradano troppo nel tempo, i provvedimenti si possono prendere, sono magari draconiani, però ho invitato i direttori generali a non avere paura di affrontare diciamo questo problema, perché il diritto del paziente, il diritto della persona malata di ricevere le cure in tempo utile e nel tempo giusto deve essere, è un diritto sacro e deve essere rispettato fino in fondo. Proprio per questo, quindi i manager, quindi le ASL, sono nella condizione di poter fare qualcosa in più su questo fronte? Io credo che lo stiano facendo e che stiano dimostrando esattamente questo, perché i primi dati che abbiamo sul recupero delle liste d'attesa sono dati che danno ragione di questo sforzo, e presto saremo in grado, su un tempo, un lasso di tempo ragionevole, confrontabile e misurabile, saremo in grado di dare anche, come dire, numeri e certificazione di questo risultato raggiunto, e comunque sarà per noi, come dire, anche una sfida per noi stessi. Ci abbiamo, certo, messo in campo un piano, un progetto, un piano industriale di recupero delle liste d'attesa, dobbiamo avere il tempo per poter misurare il raggiungimento degli obiettivi e di verificare se il piano funziona o se dobbiamo modificarlo, migliorarlo in qualche maniera. L'intervento dell'altro giorno dell'assessore Verì è sembrato un richiamo alle ASL, le ASL che non rispettano i tempi e verranno commissariate. Lei, un richiamo forte. Ma fa bene, cioè quello è come dire, è il compito giusto. C'è qualche ASL particolarmente sotto osservazione? No, non lo so, no, non direi, e sarebbe ingeneroso mettersi a fare classifiche in questo senso. C'è da dire che noi abbiamo ereditato una situazione che era davvero molto problematica, cioè il Dipartimento della Salute non aveva nessuna forma reale di controllo, di direzione nei confronti delle ASL. Le ASL erano quattro repubbliche indipendenti, ognuna delle quali ragionava con sistemi anche gestionali, compresi quelli informatici, l'uno diverso dall'altro, ognuno faceva gli acquisti per conto suo, cioè noi abbiamo centralizzato gli acquisti risparmiando decine di milioni di euro con la centrale acquisti unificata. Non a caso alcune delle inchieste che hanno colpito la sanità abruzzese, guarda caso, sono andate a puntare proprio gli uffici acquisti di alcune, non tutte, di alcune delle nostre ASL, perché quelli sono, diciamo, gli uffici più delicati e più attenzionati. Noi abbiamo, come dire, tolto dalle mani, cioè creato un meccanismo più virtuoso in cui la centralizzazione degli acquisti crea più trasparenza e anche più economia, oltre che più efficacia nel reperimento di quanto serve. Oggi l'ARIC sta diventando un modello, presto presenteremo anche i risultati, ma abbiamo superato 1,5 miliardi di fatturato degli appalti gestiti attraverso l'Agenzia Regionale della Committenza, che io ho ereditato, era una struttura fallimentare, uno sgabuzzino dove c'erano due funzionari lasciati a se stessi e che mi pregavano di occuparmene e di rimetterla in piedi. Lo abbiamo fatto prima con il commissariamento, con la dottoressa Valenza, poi adesso con il direttore, con il nuovo direttore Cavallo, che viene dal Lazio, ha una grandissima esperienza e l'ha subito messa a frutto a beneficio della regione e così via. Quindi se considerate che noi i risultati che stiamo raggiungendo, le cose che stiamo facendo con la sanità a parità di bilancio, senza accumulare altro debito, rispettando il piano di rientro a cui siamo tenuti e sul quale siamo occhiutamente vigilati dal Ministero delle Finanze, lo abbiamo fatto in presenza di due o tre anni di pandemia. Prima di pandemia Covid, ancora no, che non è ancora finita, a cui si è aggiunta la crisi energetica che ha comportato l'incremento verticale
dei costi. Adesso se ne accorgono anche i cittadini comuni che non trovano la tachimirina in farmacia, ma secondo voi negli ospedali questo riverbero di questa difficoltà nell'approvvigionamento farmaceutico, nel costo delle materie prime con cui si fabbricano, si confezionano le medicine, non esiste? Cioè, eppure, voglio dire che se non ci fosse stata la pandemia e la crisi energetica, sulla sanità abruzzese avremmo ottenuto risultati, non dico spettacolari, ma certo sensibilmente. Non è facile mantenere questo equilibrio con tutti i limiti del caso e con tutto ciò che onestamente deve ancora essere affrontato e migliorato, però credo che i nostri direttori generali, sanitari, amministrativi, medici, primari, infermieri, OS, assessore, dipartimento, cioè tutta la squadra che si è occupata di sanità ha davvero fatto dei miracoli a gestire la sanità in questi anni e con le stesse risorse economiche di un tempo di pace. Torniamo. Ultima domanda, direttore. Ah, voi... Ultima. Beh, no, la penultima, forse. Dipende dalla risposta. Dai, ci prendiamo qualche minuto dalla regia. Va bene. Dunque, tornerei un attimo alla politica. Lei fa parte di un partito che viaggia col vento in poppa. Gli ultimi sondaggi danno Fratelli d'Italia sopra il 30%, senza rivali, diciamo così, una corsa solitaria. E negli ultimi anni noi abbiamo avuto, lei magari si ritiene può anche fare gli scongiuri, però abbiamo avuto casi di partiti che hanno raggiunto, hanno raggiunto risultati importanti, dal PD di Renzi che superò il 40%, poi abbiamo avuto i 5 Stelle 5 anni fa nella tornata politica, dove è ovviamente il primo partito con numeri molto importanti, e la stessa Lega aveva superato il 30% e oggi fa fatica a raggiungere la doppia cifra. E ecco, lei ritiene che Fratelli d'Italia sia un partito strutturato per gestire bene tutto questo consenso e resistere? E quali sono gli errori che hanno commesso gli altri e che bisogna evitare in Fratelli d'Italia di ripetere? Io ritengo che Fratelli d'Italia sia assolutamente strutturato, non è arrivato a questi risultati nel giro di una veloce stagione. La differenza specifica di fatti con gli altri partiti, con le altre storie, sta nella costante, progressiva, lenta crescita di questo partito che abbiamo fondato 10 anni fa, portandolo in meno di 40 giorni di campagna elettorale al 2%, neanche, e che poi pezzo a pezzo, mezzo punto a mezzo punto, mezzo punto a mezzo punto, è continuato a crescere. E il fatto che stia crescendo anche oggi, dopo le elezioni politiche, dopo la nascita del governo, dimostra che c'è una adesione consapevole da parte dei cittadini. Cioè l'analisi che io faccio è che le persone che ci hanno conosciuto e che ci hanno apprezzato non ci abbandonano, rimangono, diciamo, legate al nostro movimento, si crea un legame di fiducia che viene nutrito biunivocamente da un partito che mantiene gli impegni, non la spara grossa, racconta la verità, affronta i problemi, è il metodo di operosa serietà che Giorgia Meloni sta interpretando anche a livello di governo. D'altronde voi conoscete meglio di me quali erano, no, le paure, le polemiche, le facili profezie, oddio, questa povera Italia sarà isolata in Europa. Cioè, Giorgia Meloni è l'unica leader che oggi fa dialogare pezzi di Europa, sta costruendo anche un nuovo equilibrio in Europa attraverso il dialogo con le forze omogenee, con quelle con cui governiamo in Italia, quindi i popolari, insieme ai conservatori, anche rompendo questo connubio innaturale tra socialisti e popolari che dovrebbero e devono essere forze politiche alternative. La borsa a fine anno rispetto alla nascita del governo Meloni ha segnato il più 18%, lo spread è sceso, chi è che immaginava che finito Draghi arriva la Meloni, lo spread doveva andare a 500, a 700, a 1000, vogliamo riprendere i titoli dei giornali, le dichiarazioni stampa, i comunicati pensierosi
di tanti soggetti che raccontavano questo scenario fosco per spaventare gli elettori e magari dirgli non votate la Meloni perché poi l'Italia va a rotoli, poi l'Europa ci punisce. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e io credo che questo processo di crescita continuerà, comunque si consoliderà e non saremo soggetti a un rapido declino. Un rapido sguardo anche a quello che accade dall'altra parte, gli avversari, diciamo così. Come vede lei il quadro politico dell'opposizione, soprattutto in Abruzzo, pensa che sia possibile un'alleanza, ci sono le condizioni, un'alleanza PD 5 Stelle? Io sono, diciamo, abituato anche per una sorta di etichetta a non mettere i piedi nel piatto altrui, insomma, credo che siano giustamente questioni che devono affrontare nell'altra metà campo. Io sono pronto ad affrontare la prossima campagna elettorale sia contro un avversario, diciamo, unitario di tutte le opposizioni, poi bisogna vedere quali e quante, insomma, quanto largo debba essere questo presunto campo, sia con scelte diverse. Penso che il mio dovere non sia preoccuparmi di ciò che avviene nell'altra metà campo, il mio dovere sia quello di offrire alla mia parte e alla mia metà campo una proposta credibile, autorevole e seria, è quello che abbiamo cercato di costruire e che continueremo a costruire nel prossimo anno e sottoporci al giudizio degli elettori per quello che abbiamo fatto. A proposito, Presidente, c'è un passaggio intermedio legato, sostanzialmente andrà sulla campagna elettorale anche delle regionali inevitabilmente, che è quello delle europee. L'Abruzzo non ha mai eletto un proprio eurodeputato, se non in casi sporadici, l'onorevole Mariani tanti anni fa, perché insomma c'era un meccanismo elettorale, l'onorevole Del Duca, insomma. È molto raro che l'Abruzzo, per massa critica di voti, che riesca a far confluire i propri consensi attorno ad un eurodeputato da poter eleggere. I numeri di Fratelli d'Italia in questa regione sono tali da poter farvi pensare ad una candidatura autorevole in una posizione eleggibile per il Parlamento europeo da questa regione? Beh, penso di sì, è chiaro che se alle prossime europee Fratelli d'Italia ci arriva con il 30% potenziale di voti, questo dà la possibilità di eleggere più di qualche europarlamentare e magari dopo le teste di lista, diciamo, napoletani, campani, pugliesi, insomma, dove ci sono milioni di elettori che fanno massa critica e che raccolgono evidentemente più facilmente preferenze rispetto al 1,5 milioni di abruzzesi, anzi scarso, neanche 1,3 milioni di abruzzesi, e lo spazio per collocare, diciamo, facendo un po' di gioco di squadra con una candidatura da far sostenere a tutto l'Abruzzo, a tutto il partito, lo spazio c'è. Sulle europee io, proprio ma così, ma lo dico en passant perché non è una mia priorità, ma ho sempre pensato che forse l'Abruzzo sia penalizzato dalla sua appartenenza al collegio meridionale. Per una serie di ragioni, intanto perché sono ormai molti anni che l'Abruzzo non è più omogeneo dal punto di vista socio-economico, noi siamo una regione in transizione, non siamo obiettivo 1, siamo usciti dal cono, diciamo, delle regioni maggiormente arretrate, siamo insieme all'Umbria, alle Marche che fanno parte del collegio dell'Italia centrale, credo che per ragioni socio-economiche, per ragioni anche di contiguità territoriale e di vari altri ragionamenti, forse la regione Abruzzo starebbe meglio collocata nel collegio dell'Italia centrale con il Lazio, la Toscana, l'Umbria e le Marche, e probabilmente avrebbe anche una capacità elettorale diversa in un collegio dove non ci sono troppe realtà, tolta Roma, non ci sono altre realtà metropolitane particolarmente più pesanti, o insomma potrebbe forse giocarsi le carte, anche perché magari a Roma e nel Lazio ci sono qualche centinaio di migliaia di abruzzesi quindi di origine che potrebbero fare aiutare squadra con la madrepatria, diciamo così. Direttore, l'ultimissima. L'ultimissima. Allora, l'ultimissima, facciamo una domanda di economia. L'Abruzzo è capofila del progetto sull'idrogeno.
un investimento di 6 milioni di euro, se non vado errato, che riguarda qui da noi il trasporto pubblico, quindi i bus con le stazioni di rifornimento, vabbè, il progetto che è stato illustrato qualche tempo fa. Ma quali sono i veri vantaggi per la nostra regione? Non pensa che possa trasformarsi in un progetto di ricerca un po' fine a se stesso? Si riuscirà a realizzare in concreto gli obiettivi, secondo lei? Oddio, questo è difficile da dire, nel senso che ci sono grandi investimenti nei programmi europei sull'idrogeno, grandi speranze che l'idrogeno possa essere almeno uno dei, io diffido quando ci si concentra solo su un unico carburante, su un'unica risorsa, perché se poi succede qualcosa che la mette fuori gioco, si rimane tagliati fuori dal mondo, dal progresso, dalle logiche economiche. Quindi, pur continuando a consigliare una diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti, è chiaro che l'idrogeno può essere, se si riesce ad andare avanti nello sviluppo, e in questo caso è chiaro che noi non vogliamo essere gli ultimi, anzi semmai auspichiamo ad essere capofila, ad essere tra i primi nell'innovazione, quindi ci stiamo giocando la carta nella prospettiva che l'idrogeno possa essere, oggi l'Europa lo identifica, tutta l'Europa lo identifica tra le, diciamo, fonti energetiche di maggiore interesse e su cui maggiormente si sta investendo nella ricerca, e in quel caso appunto cerchiamo di essere in linea e all'avanguardia anche di questo processo. Abbiamo attinto ad alcuni progetti europei importanti, non soltanto quello che ha citato, insomma ci sono delle novità importanti, presto svilupperemo appunto queste ricerche e questi diciamo, trattamenti sperimentali per poter cominciare la produzione, e poi appunto non dipende solo da noi, diciamo, dipende perché se l'Italia, l'Europa investiranno in maniera massiccia, forse l'idrogeno diventerà davvero un carburante, una risorsa energetica di pronta disponibilità, di uso comune. Peraltro diciamo trasportabile anche attraverso gli attuali gasdotti, e quindi c'è già un'infrastruttura in cui può essere instradato. Bene, siamo in chiusura, direttore. Io vorrei fare un'ultima domanda, così anche un po' per sdrammatizzare la situazione, perché insomma, faccio l'unica domanda, presidente, alla quale qualunque lei risposta lei dia perderà dei voti, dei consensi. Tra poche ore si gioca Napoli-Juventus. Ecco, per chi tifa. Lei è juventino, lei ha abbinato il nome di questa regione al Napoli Calcio, tant'è vero che qualunque cosa non venga finanziata viene evocata. Certo, questa è tutta colpa allora, del Napoli Calcio. Secondo lei come finisce della madre questa degli scemi è sempre incinta. Secondo lei come finisce questa partita? Ma io penso che quest'anno il Napoli abbia una marcia in più, e se proprio non deve vincere il campionato la Juventus, ho già dichiarato che la mia seconda squadra ormai è il Napoli, quindi siamo pronti a festeggiare nel ritiro estivo che è i campioni d'Italia. Bene, grazie presidente Marsiglio, grazie direttore Anchino. Ricordo, tra poche ore grazie il centro in edicola darà ampio risalto a questa interessante conversazione, dalla quale sono venute fuori alcune notizie importanti e interessanti che potrete anche riascoltare, rivedere sul nostro sito www.rete8.it, nella parte dedicata anche alla nostra pagina YouTube, su cui troverete online tutta la trasmissione. Grazie ancora presidente, ci vediamo prossimamente per questi incontri periodici, per fare un po' il punto anche sulle cose di cui abbiamo parlato questa sera, se saranno davvero realizzate, e grazie naturalmente al collega Piero Anchino. Arrivederci, grazie a tutti voi e buonanotte.